Se nel mio quartiere chiedi a un nerd a caso chi ha comprato la torre degli Avengers, questo sicuramente risponderà: i Fantastici Quattro! Il Master Building, cioè il palazzo che ospita il quartier generale dei Fantastici Quattro. Ma come mai la spariamo così grossa oggi? Non è che tutti questi trailer uno messo dietro l'altro ci hanno dato la testa? Eh no, non credo sia il caso. A sostenere la teoria c'è l'immagine di Peter Parker con alle spalle il logo Avenger. Guardate bene, i fan assicurano che non è un caso se le spalle di Peter arrivano a quell'altezza. E con quella inquadratura il logo si trasforma considerevolmente in un 4 grande come una casa. E alla Marvel si sono già stancati di dire che la voce è falsa, ma se loro ci credono, anche io ci credo al 4. Ovviamente vi invitiamo a prendere la notizia con cautela, ma anche no. Rimembrate quando è stato annunciato l'accordo Marvel Studios-Sony per il film su Spidey? Ci siamo fatti tutti la stessa domanda. Saranno possibili altri accordi simili in futuro? Magari con gli altri studi? Magari con gli amici di Fox che si tengono stretti i diritti dei Fantastici 4? Vabbè, hanno anche gli X-Men, ma adesso in questo momento a noi interessano i Quattro Fantastici. Da allora le voci si sono intensificate, la fase 3 è quasi alla fine ed è qui che i duri cominciano a giocare. Anthony Russo ha già sottolineato come il doppio blockbuster in arrivo segnerà una svolta. Io ci ho girato un po' attorno e questa cosa del ritiro non vuol dire per forza che verranno uccisi i nostri paladini. Quale direzione prenderà l'universo cinematografico Marvel al concludersi della fase 3? E anche se il film che ufficialmente aprirà la fase 4 sarà The New Avenger, sentite come suona bene questa, raga. I Fantastici 4 che ritornano a casa con il loro film targato Marvel segnerà l'inizio della fottuta fase 4. Poi ci sono in giro immagini tarocche, fake, come quella di Fury seduto con la cosa. Ma se hai un minimo di buon senso, ci arrivi, dai. Non devi essere un pro per il noise, ci arrivi, e poi assomiglia troppo alla cosa di Josh Trek. Intanto Kevin Feige, detto anche Hype Man, continua a negare tutto, sì. In una nuova intervista ha ribadito che attualmente non hanno piani per i Fantastici, ma poi ha anche detto: "But I always never say never". E adesso il 4, lo vedi più grosso? Comunque sia, i Marvel Studios continuano a ottenere successi con l'MCU. Siamo giunti ormai quasi alla fine della fase 3. Un esempio lampante c'è, Marvel e Sony, ed un risultato anche, che si chiama Homecoming. E niente ragazzi, dovrebbe essere tutto. Voi dite la vostra nei commenti. Per quanto riguarda il trailer di Infinity War, dovremmo aspettare, perché fare un video con un trailer così di bassa qualità non lo so. Non vorrei ripetermi. E noi vogliamo i dettagli, il hype. Così non rischieremo di dire soltanto le stesse cose del video precedente. Vi ricordo che quelli che girano sono video caricati dai fan, eh? Uno magari si vede a metà, mentre l'altro magari si vede soltanto una piccola parte. E non va buono, niente, pazienza. È tutto per oggi, non dimenticarti di lasciarmi un like. Se ti è piaciuto il video, condividilo. Iscriviti per altri video come questo. Io sono Likes. A presto. Yeah.